Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo tornati con Formula 1 2022, signori, Gran Premio d'Australia. Allora, prove libere fatte più o meno e diciamo che non siamo andati benissimo, nel senso il circuito lo conosco, però non siamo ancora velocissimi. Non capisco se è proprio un problema mio di guida o un problema proprio di macchina che ancora non è sviluppata al massimo. Comunque non ci demoralizziamo, non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo con le qualifiche, signori. Qualifiche, tentativo unico, speriamo di riuscire a far bene. Certo, riuscire, noi abbiamo come obiettivo finale di tutta la stagione quello di riuscire a fare almeno 2 punti in tutto il campionato. Ci riusciremo? Chi lo sa, non lo so. Melbourne lo conosciamo, un circuito bello, veloce. L'hanno cambiato un po', c'è qualche curva che è cambiata rispetto agli anni passati. Andiamo in pista, signori, e speriamo bene. Che vi devo dire? Che vedevo da lì? Speriamo bene, signori, speriamo bene. Con calma e sangue freddo, con calma e sangue. Io ho fatto qualche giro e quindi dovremmo un attimino aver prati e niente. Se ne vanno, sì, è impressionante. Impressionante, è incredibile. Non capisco se è proprio la mia macchina allora che fa schifo, o se proprio so io che sono proprio scarso. Ma non ricordavo di essere così scarso, nel senso, negli anni passati giocavo bene, proprio non riesco ad avere un buon feeling. Penso che la macchina debba essere sviluppata tanto, perché non riusciamo a... Guarda come se ne va Sainz, non riesco a vedere la posizione. Siamo 17esimi in questo momento in qualifica. Che non è male, non è male. Però non voglio questa cavolca, porca miseria. Voglio di più, caspiterina. Voglio di più, caspiterina. Voglio puntare subito ai podi, ai punti, a tutto quanto. E invece non ci riusciamo, sì. E invece non ci riusciamo. Però se riuscissimo a partire un po' più avanti rispetto agli altri Gran Premi, forse potremmo anche, utilizzando qualche tecnica un po' scorretta, riuscire a guadagnare qualche posizione. Non lo so, proviamoci, proviamoci, proviamoci. Io non so in che posizione siamo perché non riesco a guardare. Mamma mia, che l'ho visto vicino quel muretto. 17esimi, 18esimi, dai, 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 non è andata male. Fernando, 18esimi, dai. Oh, Fernando, non parla Fernando. Fernando è scioccato, è svenuto anche lui. 18esimo non è Le qualifiche male. sono terminate, quindi Dai. rivediamo i primi tre. Dov'è il Sainz, nostro... Dov'è Liam? e Charles Leclerc. Liam Per ora mi ultimo. saluto, Porca ma vi miseria. ricordo che ci 1.24 e aspettano 4. Abbiamo tante dato un altre secondo a emozioni. Liam. L'appuntamento è E per un la secondo e gara 9 ci ha finale. dato la pole position che è di Sainz. Va bene. Dai, signori. Se riusciamo a fare una partenza scorrettissima, che ce li mettiamo tutti dietro, forse potremmo riuscire a fare qualcosa di buono. Forse però. Vediamo, incrociamo l'incrociabile. Incrociamo l'incrociabile. Perché già dovremmo cercare di portare a casa. Purtroppo a questo punto, cioè, Melbourne lo so fa, signori. E non è andato male, dai, il giro è stato buono. Tranne qualche curva che ho toccato il freno una volta di troppo, però è andata bene. Si vede che niente, la macchina non è abbastanza sviluppata. Non siamo ancora bene. Buono, io non mi sento di scendere ancora il livello di difficoltà perché sennò sarebbe tutto troppo facile. Rischiamo di incontrare un Gran Premio in cui, boom, arriviamo decimi, undicesimi, quando Liam è ultimo e non va bene. Però ci tocca lottare con le retrovie e lotteremo con le retrovie. Però una cosa è lottare, una cosa è essere completamente abbandonati al proprio destino là dietro a cacciare le mosche, come è stata Jeddah. Jeddah è stato un Gran Premio terribile. Non so chi ha visto quel video, chi non l'ha visto lo vado a recuperare, signori, è stata veramente una cosa scioccante. Un Gran Premio che chi lo ha progettato era malato di mente, in tutti i sensi. Allora, Melbourne, siamo pronti dopo questa chiacchierata Prima di inutile. iniziare, rivediamo Vediamo le la partita, la posizioni griglia di sulla griglia di partenza. partenza. C'è Carlos Sainz in pole position Primo oggi. Sainz, secondo Cappello dietro al Verstappen. piloto, Max Verstappen. 1.21 e E ora 4. vediamo il resto della griglia. Damose. Leclerc, Hamilton, Hamilton. Sergio Perez, Perez, Russell, Russell, quindi qui siamo Bottas, sempre là. Norris, Bottas, Fernando Norris, Alonso, Alonso, Daniel Ricciardo, Ricciardo, Magnussen, Mick Magnussen, Schumacher. Mark Ha Schumacher. preso una penalità in griglia di partenza. Esteban Addirittura Ocon e Vettel. con Vettel, Tsunoda, Zhou, Tsunoda il Tsu, pilota proprietario. Lance Maullo e Stroll, Lance Stroll, Albon, Gasly, Albon e Gasly, Latifi e Liam Tifi. Lawson.
Lian Loso. Va bene. Dai. Dai, non ci interessa Luca Filippi. Concentrati sulla gara. Ok, ci siamo. Dai. Conto su di te, non deludermi. Dai, Fernando, anch'io conto su di me. Speriamo che riusci a portare dentro qualcosa di interessante. Damose, damose. Calma, 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 calma. Dai, così. Partiti, 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 partiti. Siamo partiti malissimo, ci hanno superato tutti. Non da mettere all'interno. No, vabbè, dai, però. Spegni il motore, spegni il motore. Ma che spengo il motore? Dai, ma non posso ogni gara fare flashback, però, porca miseria. Dai, dai, dai. Oh, perfetto, mi sono spostato giusto in tempo prima. Dai, 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 dai. Ok, leggermente. No, no. Hai preso danni alle fiancate. Tieni d'occhio la temperatura del motore. Mandata. Calcate tutti quanti. Porca miseria, dobbiamo fare la partenza, la partenza spregiudicata. Ci ritroviamo ultimi. Ma porca miseria, ma porca miseria. No! Signori, via, no, nessuno ha visto niente, nessuno ha visto niente, nessuno ha visto niente. Perdonatemi, con calma, non ci sto. Non ci sto, non ci sto, mi dispiace ma non ci sto. Sono disposto ad arrivare ultimo, senza ombra di dubbio, ma non ci sto, signori, non ci sto. Porca miseria. Guardalo, guarda, guarda che carino. No! Non lo so, è una cosa corretta secondo voi? No, come Lian è fuori? Ma cosa? Ma perché ogni Gran Premio deve essere così? Perché ogni Gran Premio deve essere così? Perché? Perché ogni Gran Premio deve essere così? Porca paletta ambriaca, perché ogni Gran Premio deve essere così? Dai, ma io sono nella mia traiettoria, perché devo romperci le scatole? Ma mi spiega perché devo rompere tutti quanti le scatole? Me lo spiegate? Porca miseria, uno è nella propria traiettoria di gara e devono per forza romperti le scatole. Dai, dai. Ok, che posizione siamo? Non lo so. Non so che posizione siamo, non so che posizione siamo, ma teniamo, teniamo botta, teniamo botta. Niente, niente, la lettera la devo perdere per forza. Mannaggia a te, mannaggia, mannaggia a te, mannaggia. Mannaggia a te, mannaggia. Abbiamo perso il turno. Siamo tredicesimi. Abbiamo perso il turno anteriore. Abbiamo perso il gruppetto di testa. Non lo recupereremo mai più. Dai, dai che l'abbiamo già recuperato. Dai così. Dai Maullo, dai, 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 dai. Ma qualcuno mi spiega perché non mi funziona l'RS. Dai, 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 che mi sa che non ristaffa da tappo, non ristaffa da tappo. Dai, 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 infiliamo Mick Schumacher qui e Norris qui, dai, mamma mia che sorpasso. Undicesimo, undicesimo, ci siamo girati malissimo, ci siamo girati malissimo, rientriamo in pista, su patatrack. Siamo superato tutti. Norris faceva veramente da tappo, signori, vabbè. Ma porca miseria, oh, ma porca miseria, ma porca miseria. Ai 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 ai, eravamo riusciti a fare una gran battaglia signori, gran battaglia che però non siamo riusciti a reggere. Due Stroll davanti a noi, due Stroll davanti a noi. Siamo senza lettone, quindi queste curve devo stare attento a farle perché non le posso più fare in velocità come prima. Dai così. Dai così, dai, dai. Allora signori, il livello di difficoltà è giusto, il livello di difficoltà è buono perché riesco a tenere. Ma ha dato una sportellata Gasly. Gasly mi ha dato una sportellata da paura. Ok, hai perso una posizione, siamo sotto. Gasly mi ha proprio dato una sportellata per dire proprio levati. Se noi avessimo ancora il nostro dannato alettone, riusciremmo a fare bene. Dai, dai che l'abbiamo recuperato. Dai che mannaggia, abbiamo preso un po' con la terra. Allora sì, il livello di difficoltà è giusto. Il livello di difficoltà è questo. Il livello di difficoltà è questo. Non ci sono cavoli, il livello di difficoltà è questo.
Se io imparassi a guidare giusto sarebbe ancora tutto più facile. Mannaggia, dai così, non ci rientra il box, quindi è inutile che mi indicate il box, non rientro. Dai. Allora sono più veloce, ma giustamente hanno una macchina più sviluppata della nostra. Noi non cambiamo. Tanto sviluppo come hanno loro, dai. Però ci siamo. Calma. Teniamo botta. Gasly e Stroll. Li possiamo superare, Gasly e Stroll. Se magari la... No! Grandi lotte. Occhio dietro che stanno arrivando pure da dietro. Occhio. Dai così. Gasly e Stroll. Li posso superare. Porca miseria. Siamo sedicesimi. Sono due posizioni. Non sarebbe per niente... dai, Liam! Guarda come scoppa... Come finisce fuori pista Liam. Liam, ricorda chi ti paga, mannaggia a te. Ahia, ci siamo, signori. Riusciamo a essere in questo gruppetto degli ultimi. Riusciamo a essere forse nel gruppetto degli ultimi. Il problema è... Liam, levati dalle pampine. Guarda che stanno a combinare lì davanti. Quando inizia il quarto, il penultimo giro, Liam. Stavo per pigliarmi a Liam, però sono riuscito a superare una posizione, signore. Sono riuscito a recuperare una posizione. Buono. Ho superato con. Buono. Porca di una paletta ambriaca. Frena. Il fatto che ci manca l'alettone si sente in determinate curve, si sente. Tipo questa l'avremmo potuta fare velocissima, invece non la possiamo fare velocissima. No, e perché mi devi sopravvivere da lì? Dai, così. Buono. Guarda Liam che sta prendendo la scia. Grande Liam, dai che lo superi staccata Liam. Dai zio. Lui mi deve superare per forza. La macchina deve farmi vedere che c'è la macchina più veloce. E io poi non lo posso attaccare, perché sennò gli vado a sbattere pesantemente davanti. Mi sembra giusta questa cosa? Ma no. Però con mio ho dovuto per forza alzare il piede, sennò gli andava a impattare di sopra. Però mo lo recuperiamo con lo recuperiamo. Intanto Liam sta a fare il macello là davanti. Grande Liam. Grande pilota Liam. Mi piace, sa il fatto suo Liam. Guarda, ha superato Stroll. Dai, noi siamo 18esimi. Ultimo giro. Porca paletta ambriaca, ultimo giro, già subito così. Dai. Porca miseria, la macchina non mi tiene. 18esimi. Riusciamo ad andare a battagliare con quei due, riusciamo a recuperare quelle due posizioni, mannaggia. Dai, questa è stata bella, guarda come supera il Stroll. Levati, Stroll mio, te devi levare. Abbiamo superato Stroll, signori, Stroll l'abbiamo superato, bello così. Ocon, mannaggia, riusciamo a tenere la posizione su Ocon, era fatta. Mi sta superando da questo lato. Mannaggia a te. Combattutissimo, ma io sono all'interno. Grande così. Bravissimi tutti. Qua tagliamo di brutto. Vabbè, non fa niente. No, perché non so guidare. Qui lo chiudiamo pesantemente a Stroll. Stroll mio, te devi levare. Stroll mio, sei dal lato sbagliato di curva. Mamma mia, come gli abbiamo tagliato la curva davanti in faccia pesantemente. Pesa scorrettissimi. Il taglio proprio in faccia. Chiusura terribile su Stroll. Ma non ci interessa. No, mi interessa. Va bene così, signori. Abbiamo difeso la nostra 17esima posizione. 17esima partita, 17esimi siamo arrivati. Va bene così. Speravo in qualcosina di più, però va bene. Il livello di difficoltà va bene. Possiamo battagliare con questo gruppetto dei poveri. Tutto sta nello sviluppare la macchina. E va bene, dai.
va bene, purtroppo sarà una stagione così, una stagione molti, molti tra alti e bassi, ma molti bassi e pochi alti. Pochissimi bassi e quasi nulla alti, però ci proveremo, signori. Prima o poi anche noi saremo lassù. Liam era partito ultimo, è arrivato 15esimo, porca miseria. Noi partiti 17esimi, siamo arrivati 17esimi. Dai, va bene, dai. Non mi lamento, signori, non mi lamento. Si deve per forza partire dal basso, non possiamo puntare subito a chissà quali trofei. Intanto ne abbiamo raggiunto il livello 3, Liam è al livello 6 e la nostra macchinetta è arrivato al livello 5 di fama. Niente male, niente male. Vediamo i soldoni, soldoni più 50.000, e va bene, e va bene. Niente praticamente, come l'abbiamo sviluppata noi sta macchina, con le briciole. Va bene, vediamo signori, vediamo. Siamo qui a studiare tutti assieme e a capire di quale morte morire. Quarta gara, quarto round. Qual è il prossimo Gran Premio in tutto questo? Qual è il prossimo Gran Premio in tutto questo? Che non mi viene per niente in mente. Sarà qualcosa di... forse San Marino, perché ricordo dagli sviluppi, qualche sviluppo mi arrivava dopo un Gran Premio d'Italia, dovrebbe essere San Marino. Allora, intanto andiamo ad attività. Autoriempimento, fai tu. Possiamo far nulla? No, perché c'ho 1700. Telaio. Personale, motopropulsore, possiamo fare qualcosa? 1200 le guasti e 3000 addirittura, 1500. Dai, fai, diminuiamo i guasti anche del motore, dai. Così quantomeno muoviamo anche lì qualcosa. Invece ricerca e sviluppo, possiamo fare qualcosa? Mi direi consigliate no, perché stiamo già sviluppando l'impossibile. Va bene, allora andiamo avanti, sperando che arrivi qualcosa. Sperando che arrivi qualcosa. Potenziamento propulsore, controllo qualità, ok. Fondo piatto centrale, ok. Secondo pilota, vari tipi di informazioni, ok. Più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione società. Ah, ottimo, possiamo andare a prenderci un nuovo sponsor, signori. Dai, così. Allora, scegliamo lo sponsor. Bonus obiettivo, no, completa tutti i programmi nel weekend, non ci penso proprio. Guadagna un punto nel campionato costruttore durante un weekend di gara, infattibile. Batti il tuo rivale in qualifica, completa una gara senza DF nella scuderia, sorpassa 5 piloti durante, no. Completa 10 giri durante le prove libere, no. Arriva in top 10, no. Qualifichi in P15 o meglio, no. Completa una gara senza tagliare le curve. Arriva in top 12 durante la gara, completa 10 giri durante un weekend di gara, batte il tuo rivale in gara, arriva in top 14 durante la gara, arriva in top 16. Ah, e stop, sono solo questi, ottimo. Siamo messi malissimo. Arriva in top 16 durante una gara. Mi danno la miseria praticamente. Aggiungi sponsor, ordina. Ordina per entrate settimanali dalla... Batti il tuo rivale in qualifica, batti il tuo rivale in gara. Arriva alla top 10, arriva top 12. Guadagna un punto nel campionato costruttore durante il weekend di gara. Completa una gara senza tagliare le curve. Signori, mi sa che il completo 10 giri, no, c'era quello top 16, zainetto, signori. Ci dà pochissimi soldi, ma dobbiamo provare. È l'unico che possiamo cercare di puntare, sì. Che non ci riusciremo mai a arrivare in top 16, però migliorando la macchina forse qualcosa riusciamo a farla. Va bene, noi siamo pronti per il Gran Premio scegli, salta e avanza, non ci interessa. Per il Gran Premio di San Marino, signori, quarta prova del mondiale, che vedremo nel prossimo video. Detto questo, signori, grazie per la visione, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao.